Sibilia, a titolo personale, un minuto. Allora, Presidente, io intervenivo perché onestamente io sto leggendo in maniera dettagliata quello che stiamo oggi discutendo, cioè la conversione in legge con modificazioni del decreto legge del 26 aprile 2013 numero 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. Cioè adesso io mi sembra di aver letto una poesia. Ha quasi esaurito il suo tempo. No, se mi dà un minuto 15 soltanto. Secondi. Sì, però dicevo, mi sembra un purpurri. Dalle mie parti si direbbe facimma muina più che il decreto del fare, cioè c'è veramente tutto il contrario di tutto. Bene. In queste... Sì, però se mi fa finire un attimo. Ha concluso il suo tempo. Due minuti, un minutino in più. Allora, non mi sembra. No, ha concluso il suo tempo, mi dispiace. A titolo personale, Di Battista, prego. Sì. Grazie, quanti minuti ho? Un minuto. Solo uno, Presidente. Sì, a titolo personale un minuto, perché ha già parlato la deputata Mannino. In effetti c'è un purpurri, collega Sibilia, ma il purpurri c'è in Italia e secondo me il responsabile numero uno è Silvio Berlusconi. Secondo me è lui. Leggo i reati estinti per prescrizione di Berlusconi, che sono il lodo Mondadori per corruzione giudiziaria, bilanci Fininvest, Oliberian, consolidato Fininvest, falso onorevole in bilancio. Onorevole Di Battista, deve mantenersi alla discussione, stiamo discutendo un altro decreto. Berlusconi c'entra in tutto, c'entra l'Italia, sempre. Presidente. C'entra la soprattutto prego di con il governo. Intervenire sull'ordine del giorno in discussione. Allora, a me risulta che Berlusconi sia stato una volta a Piombino, per cui ritengo che sia coerente parlarne. La compravendita dei diritti televisivi, frode fiscale, buffone... Detto da voi lo metto sul curriculum. Falso in bilancio. Colleghi del PD, grazie, state governando, ha esaurito con il suo loro. Tempo. Ha chiesto di parlare la deputata Di Stefano. No, il deputato Di Stefano, ma poi ha chiesto. Scusate. Grazie Presidente. Dunque, oggi stiamo parlando di una modifica in un importantissimo decreto che parla di Piombino. Dunque, io vorrei che voi conosceste Piombino. Piombino è un comune italiano di circa 34.435 abitanti, per assonanza, sapete, in provincia di Livorno, centro principale della Val di Cornia, è principale polo dell'industria siderurgica in Toscana, è il secondo porto della Toscana dopo quello di Livorno, importantissimo direi. La città conserva numerose testimonianze del suo glorioso passato, dalle origini etrusche al Principato di Piombino, di cui era la capitale, cioè parliamo di una capitale, signori. La sua lunga storia è sintetizzabile nei monumenti architettonici, nelle opere d'arte che si conservano nel centro storico, al cui splendore contribuirono anche Leonardo da Vinci e Andrea Guadi. Potrei ora parlare anche di Leonardo da Vinci, però lascerò. La storia di Piombino è che è in provincia di Livorno, lo sappiamo tutti, credo. Ha esaurito il suo tempo, ha chiesto di parlare la deputata Terzoni. A titolo personale un minuto. Sì, guardi, a titolo personale vorrei un attimo leggere il comma di Allasia, che il suo cambiamento che dice al comma 2 primo periodo, dopo le parole bonifiche e sedimenti aggiungere le seguenti: dell'area interessata dall'intervento. E personalmente noi voteremo a favore di questa cosa, perché già solo scrivere dell'area interessata all'intervento significa che nel decreto si sono dimenticati di scrivere che l'area deve essere circoscritta. E sappiamo benissimo che in Italia, se non si mettono questi limiti, poi dopo ognuno fa come gli pare, come succede spesso anche qua dentro, perché nel momento in cui noi ci troviamo a discutere un decreto che ci è stato dato giovedì e il venerdì già dovevamo emendarlo, non mi sembra il caso che si possa andare avanti così in Italia. Quindi ribadisco che noi a questo emendamento fatto dal collega Allasia noi voteremo sì. Grazie. Grazie, Colonnese, a titolo personale un minuto. Ovviamente io purtroppo non mi trovo d'accordo con la mia collega, semplicemente perché mettere tutti questi argomenti in un'unica
in un unico calderone soltanto per prendere tempo è una cosa comunque inconcepibile. Noi siamo qui anche per far rispettare le regole ed è assurdo confondere le idee con questa situazione. Grazie. Dall'Osso, deputato Dall'Osso. Un minuto anche lui. Sì, sì. Grazie Presidente. Gentile Presidente, onorevoli ed amici. Vedete, io sono ingegnere elettronico e quando leggo certe cose mi vengono in mente davvero tantissime scene che ho vissuto in passato. Ad esempio, Viva la Repubblica Italiana, che è la legge di Ohm. Ora, V uguale R per I, per chi non fosse del settore. Quando io leggo che si vuole paragonare l'area industriale di Piombino, le emergenze ambientali, la ricostruzione in Abruzzo e l'Expo di Milano, io capisco che, come diceva il mio professore, alla fine di ogni equazione c'era l'unità di misura, se no o erano pere o erano mele. Grazie, e io non ha capisco, esaurito veramente. Il suo tempo, è scritto Presidente, a parlare il deputato Vacca. No. Vacca, sì. Grazie Presidente, credo che sia importante riflettere bene su questo decreto perché ne abbiamo avuto pochissimo tempo. È importante che il Parlamento si prenda tutto il tempo necessario per analizzare fino alle ultime virgole questo decreto. Emendamento per emendamento, quanto il regolamento al quale tutti quanti hanno detto di volersi attenere, ma sono gli stessi che per decenni l'hanno calpestato, arrivando al punto in cui ci troviamo oggi, in cui il Parlamento è subordinato al Governo. Quindi io volevo riflettere sul primo emendamento, appunto, a firma all'Asia, dove, riprendendo anche le parole dei miei colleghi che mi hanno preceduto, sottolineo anch'io l'importanza di inserire la frase dall'area interessata all'intervento per circoscrivere l'area, una mancanza che sinceramente era abbastanza difficile proprio da non prevedere, è una mancanza importante per il decreto, quindi è fondamentale inserirlo. Grazie, ha esaurito il suo all'interno tempo. Del decreto. È iscritta a parlare la deputata Liuzzi, ne ha facoltà un minuto. Grazie Presidente, dato che parliamo di Piombino vorrei ricordare quello che è successo con la Concordia all'Aula. Allora, la sera del 13 gennaio 2012 la nave che stava effettuando una crociera nel Mediterraneo con partenza da Civitavecchia e scali previsti a Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Cagliari, Palermo, ha urtato alle 21.42 il più piccolo degli scogli di Lescole, situato a 500 metri dal porto dell'isola del Giglio, provocando uno squarcio di 70 metri nello scafo e causando 30 morti e 2 dispersi e numerosi feriti. La notizia si è diffusa velocemente ed ha accorso un gran numero di soccorritori e volontari, in tutto più di 300 secondo i vari telegiornali nazionali. Il 31 gennaio 2012 gli armatori della Costa Crociera hanno dichiarato che una volta recuperata la Costa Concordia non tornerà in servizio. Grazie, mi servava il suo giusto tempo. Ricordarlo, grazie. È scritto a parlare il deputato Barbanti a titolo personale, un minuto. A questo punto possiamo dire inutilmente. Stato di estrema emergenza testimoniato dalle parole dello stesso assessore regionale alle politiche per l'ambiente, Pugliano, apparso oggi stesso sulla stampa, che dice che tra 10 giorni sarà l'inferno. La gestione dei rifiuti in una regione come la mia è lo stato preistorico, non esiste la differenziata. La legge regionale è a dir poco vetusta e non recepisce le ultime direttive europee in tema ambientale, si punta ancora sullo smaltimento dei rifiuti in discariche e sull'inceneritore, addirittura vogliono costruirne un secondo. Le discariche abusive dominano la regione contribuendo a deturpare il paese e inquinare i prodotti della nostra terra con enorme danno all'economia che dovrebbe basarsi sul turismo e sulla valorizzazione delle eccellenze locali. Grazie, e alle esaurito salute. Il suo tempo, è scritto a parlare il deputato Gallinella, ne ha facoltà, un minuto. Prova. Oh, grazie Presidente, grazie colleghi deputati, vedo che oggi l'Aula è gremita quindi sono felice e vorrei tornare a parlare di questo decreto
che, come è stato già detto da miei colleghi, è un purpurri di leggi, di scelte, e bisogna far capire ai cittadini italiani che ci hanno votato che, e noi, ecco, io lo ribadisco, sono felice di essere un dipendente dei cittadini. Bisogna fargli capire come mai qualche volta questo Parlamento non produce e non lavora bene, perché ci si trova a discutere di tutte le cose messe insieme, al di là dei tempi, che è già stato spiegato, questi tempi, 3 giorni per decidere di miliardi di euro su argomenti così importanti, l'area di Piombino, il terremoto, il CIPE. Quindi bisogna dirlo, e io invito tutti i colleghi deputati a mandare una mail ai cittadini che li hanno votati. Grazie, ha esaurito il suo tempo, è scritto a parlare il deputato Ginefra, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Presidente, il filibustering è una tecnica di ostruzionismo nota da sempre alle aule parlamentari. Sorprende che a praticarla siano coloro che da sempre si battono per rendere fruttuoso il lavoro di noi parlamentari e di quest'Aula. Così come sorprende questo iperattivismo di chi probabilmente in queste ore è più concentrato nel tentare di occultare la grande discussione che c'è all'interno della propria forza politica e che restringe gli spazi di democrazia in essa praticata, che non a favorire quel confronto civile che mi auguro, con il ritiro degli interventi che ho visto copiosi già programmati da tanti colleghi del 5 Stelle, possano far riprendere l'ordinato lavoro di questa nostra seduta. Grazie. Grazie. È iscritto a parlare a titolo personale il deputato De Lorenzis. Un minuto. Sì, allora io intanto mi rivolgo alla Presidenza, perché vorrei che nell'intervento che c'è stato precedentemente vedevo molti colleghi del PD non applaudire, quindi volevo chiedere alla Presidenza di invitare questi colleghi per esprimere anche loro il proprio parere, visto che non hanno applaudito al collega. Inoltre, quando io leggevo l'atto del Senato 576, questa conversione in legge, pensavo che si parlasse veramente dell'area industriale di Piombino, perché al termine Concordia io non ricordavo la nave varata il 9 luglio del 2006, ma la Concordia che sempre esiste da 20 anni tra il PD e il PDL. E io spero sinceramente che questo Parlamento non abbia, diciamo, evocando sempre questi nomi della Concordia, lo stesso esito, cioè il naufragio che è avvenuto il 13 gennaio del 2012. Grazie. Grazie, è scritta a parlare la deputata Lupo, un minuto a titolo personale. Grazie. Presidente, colleghi, ringrazio il collega per aver richiamato il fatto che qui è necessario lavorare con correttezza, perché il disegno di legge di conversione del decreto legge 26 aprile 2013 numero 43, pur inizialmente finalizzato ad intervenire in scenari... Presidente, potrebbe richiamare l'ordine? Grazie. Mi sento... Vada avanti, i suoi Grazie. Colleghi sono focosi. Vada avanti. Allora, finalizzato ad intervenire in scenari emergenziali quali Piombino, Trieste, Palermo, Campania, Abruzzo ed Emilia, si è arricchito nel corso dell'esame al Senato Deputato di altre Cera. Disposizioni assolutamente eterogenee che risultano Deputato essere Cera. In contrasto con i presupposti costituzionali di cui all'articolo 77,2 per l'emanazione dei decreti di legge. Grazie. Lo strumento della decretazione Grazie. D'urgenza non... Grazie. Allora, guardate, no, fermi, perché avete 12 mani alzate e ci sono delle persone che hanno chiesto di parlare. Mi rivolgo ai colleghi che stanno ascoltando. Un attimo, vediamo se riesco ad interpretare la vostra preoccupazione. Poi dopo vi do la parola sull'ordine dei lavori. Fatto personale, lasciamolo andare. Un momento. Mi rivolgo ai colleghi che stanno ascoltando i numerosi interventi di un minuto a titolo personale. Il regolamento della Camera lo consente. Ci può piacere o ci può non piacere,
c'è un limite, ma il regolamento della Camera consente questi interventi. Per cui io chiedo agli altri colleghi di ascoltare pazientemente o al massimo di uscire dalla sala, dall'aula. Come i colleghi del Movimento 5 Stelle sanno, c'è un limite numerico perché possono prendere la parola la metà meno uno dei deputati iscritti a quel gruppo. Quindi io, se voi siete d'accordo, proseguirei con gli interventi piuttosto. No, allora, chi è che vuole parlare? Siete in due. Siete in tre. Di Stefano. Sì, no, io faccio un richiamo, vorrei denunciare un fatto personale. L'onorevole Cera sta minacciando i nostri colleghi qui accanto, l'ha già fatto in passato, fatto in passato. Siccome questo, come dite voi, è un luogo democratico, crediamo che la violenza debba stare fuori, l'onorevole Cera torni a fare l'assessore anziché minacciare qua dentro le persone. Allora, grazie. Calma, la calma è la virtù dei forti, come sapete, ecco. Su che cosa Tofalo? Mi scusi, su deputato Tofalo, su cosa? No, ha già parlato però, deputato Tofalo, avanti. Deputato Tofalo, le sto dando la parola. Signor Presidente, è inaccettabile sentire parole dal deputato qui presente, ti do un pugno che ti ammazzo. Va bene. È inaccettabile in quest'aura sentire queste parole, quindi il deputato o va cacciato in questo momento o non so qui che succede. Deve uscire. Proseguiamo negli interventi. Anch'io, Fraccaro, anche lei sull'ordine dei lavori per fatto personale. Fraccaro. Sì, io vorrei sapere esattamente a chi si riferiva il deputato Cera quando minacciava di dare un pugno, quando parlava di paraculo, di coglione. E vorrei che questo fosse messo agli allora, atti. Guardate, se proseguiamo così, ho l'impressione che non riusciamo ad andare avanti con gli interventi. Deputato Sibilia. Allora, io rispondo io al deputato Fraccaro in merito a questa questione. Il deputato Cera ha detto a me mezzo coglione e Alessandro Di Battista coglione intero. Va bene. E non è accettabile. Va bene. Allora, no, basta così, basta così. Allora, mi pare che no, basta così. Allora, è iscritto a parlare, basta così, abbiamo capito. Chi ha inteso, credo che tutti abbiano inteso il richiamo della Presidenza. Chi non vuole stare ad ascoltare gli interventi è libero di uscire, non si debbono usare parole di insulto nei confronti dei colleghi e la Presidenza della Camera, che da qui non ha potuto ascoltare queste parole, ovviamente sa che tutto quello che avete detto è rimasto a verbale. Ora do la parola al deputato D'Ambrosio a titolo personale, un minuto sull'emendamento 1.50. Prego. Allora, Presidente, oggi ci troviamo qui a discutere del disegno di legge che è stato già approvato dal Senato e sul quale noi del Movimento, come avete visto cari colleghi, stiamo decidendo di spostare la centralità della cosa sul Parlamento. E a tutti coloro che stanno dimostrando insofferenza a questo atteggiamento vogliamo dare un chiaro e semplice messaggio: benvenuti in Parlamento. Benvenuti in Parlamento, perché il Parlamento ha la centralità della Repubblica e non un governo che ci costringe perennemente a rincorrere disegni di legge sui quali non c'è la possibilità minimamente di discutere all'interno dei gruppi, all'interno delle commissioni e all'interno del Parlamento. Questo atteggiamento non è più tollerabile e da oggi in poi il Movimento 5 Stelle farà guerra a coloro che decidono in ogni modo di minare alla Repubblica Italiana. Grazie. Che ha la titolarità nel Parlamento. Grazie. Ha esaurito il suo tempo, è iscritto a parlare il deputato Brescia, un minuto a titolo personale. Presidente, allora la ricetta del governo è 100 grammi di industriale di Piombino, 20 grammi di ricostruzione dell'Abruzzo, 50 grammi di Expo 2015 e 250 grammi di CIPE. Poi mi verrebbe da dire
sale e pepe quanto basta. Cioè, qua stiamo discutendo di questioni fondamentali, di questioni che meriterebbero un approfondimento, e discussioni di giorni e giorni, e noi ce la vogliamo cavare spingendo un bottone e delegando al governo tutto il potere. Ma che ci pagano a fare gli italiani? Che ci stiamo a fare qua dentro? Siamo qui proprio per occuparci di queste tematiche in maniera seria e noi le vogliamo far passare così. Io non grazie. So. Grazie, ha chiesto di parlare il deputato De Rosa a titolo personale, un minuto, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Niente, vediamo che a Piombino si è detto che si vuole bonificare prima di richiamare la Costa Concordia, quindi smantellarla in quel di Piombino, facendo comunque soffrire tutta la parte turistica di Piombino, che ancora non è stata bonificata e non è usufruibile. Mi è venuta in mente una metafora. I partiti sono come la Costa Concordia, il Parlamento è un po' come Piombino. I partiti vanno rottamati e al contempo il Parlamento va bonificato e portato allo stato naturale di strumento di democrazia. Grazie. Grazie. Ha iscritto a parlare il deputato Segoni, un minuto a titolo personale. Grazie Presidente, colleghi. Io volevo difendervi, me e tutti gli altri cittadini, dalle accuse che abbiamo ricevuto di voler fare ostruzionismo, e vogliamo rimandare al mittente queste accuse, perché ci sentiamo che l'ostruzionismo in realtà lo stiamo subendo da questa sorta di ricatto e da questa anomalia procedurale. Ci è stato inviato alla Camera questo provvedimento a ridosso della sua scadenza e siamo stati nelle varie commissioni sottoposti a dei veri e propri diktat per ritirare tutti gli emendamenti, non modificare in alcun modo il testo. Quindi al nostro modo di vedere l'ostruzionismo è stato fatto da questa maggioranza e da questo governo, che con questo modus operandi ci impedisce di collaborare, di contribuire e grazie, di poter modificare il testo. È esaurito il suo tempo, è iscritto a parlare il deputato Davilla, un minuto a titolo personale. Sì, grazie Presidente. Venendo proprio all'emendamento del collega Allasia, che si riferisce al piano di caratterizzazione di bonifica dei sedimenti previsto dal nuovo piano regolatore portuale di Piombino, vorrei evidenziare un aspetto, visto che io sono della città di Venezia, che il piano regolatore portuale di Venezia non viene attuato da 20 anni. E quindi il porto di Venezia, uno dei più importanti dell'Adriatico, è privo di piano regolatore portuale. E collegandomi anche alla tragedia della Concordia, ricordo che ogni giorno passano navi enormi per il canale della Giudecca, che è il canale di Venezia, e non è possibile che questo continua a avvenire. So che è avvenuto un incontro anche del grazie, ministro col sindaco, tempo. Incontro a cui io ho chiesto di partecipare e non mi è scritto a parlare il deputato Tacconi, ne ha facoltà, un minuto. Grazie Presidente. Allora, negli ultimi giorni purtroppo si è ripetuto quello che vediamo succedere nelle ultime settimane, mesi e anni. Sempre non riusciamo a fare in modo di evitare che ci sia un commissario straordinario per qualsiasi cosa debba succedere in Italia. Allora, un commissario straordinario per Piombino, un altro commissario straordinario per l'Expo. Allora, questo è inconcepibile, noi non riusciamo proprio a concepire questa cosa. Allora, potremmo anche capire questo, se questo governo fosse appena entrato, un mese, due mesi, va benissimo, ma questo governo con altre persone o molto spesso anche con le stesse persone, è lo stesso governo che governa l'Italia da 20 anni. Allora non si riesce a capire perché negli ultimi 20 anni non si è fatto niente, esaurito il suo fino tempo. A quando non si arriva al grazie. Momento in cui bisogna sempre nominare un commissario straordinario. È scritto grazie. A parlare il deputato Artini a titolo personale, un minuto. Grazie Presidente.
Io volevo riportare l'attenzione sulla città di Piombino che ho visitato pochi giorni fa. I cittadini premono per questa situazione che è diventata veramente insostenibile da un punto di vista ambientale. La città di Piombino, in particolare la costa che va da San Vincenzo verso la città di Piombino e che guarda verso l'isola d'Elba, è una delle più belle situazioni ecologiche ed ambientali della costa toscana, in particolare Populonia, Baratti, è una situazione veramente, mi preme di prendere l'attenzione dell'Aula, perché in questo emendamento si va a snaturare quella che è la vera vocazione di quell'area, che non è tipicamente mirata alla ristrutturazione di una nave come può essere la Concordia, ma più propensa verso il turismo. Bisognerebbe rivoluzionare e dare la possibilità. Grazie Presidente. È scritto a parlare il deputato Duva, un minuto a titolo personale. Grazie Presidente. Io voglio sperare che i colleghi delle altre forze politiche non vogliano accogliere il suo invito ad uscire e perdersi così i nostri preziosi interventi. Anzi, voglio augurarmi che gli altri deputati vogliano anche loro contribuire con le loro opinioni personali. Noi, il Movimento 5 Stelle, con un'età media di 32 anni, è pronta a parlare e ascoltare tutti i deputati di quest'Aula a oltranza, senza alcun problema. Ora vorrei collegarmi anch'io a quello che hanno detto il collega Di Stefano e Artini su Piombino. È una città bellissima ed è bene che tutti noi ci preoccupiamo per questo. Ma sono abbastanza preoccupato per questo volere appunto aggiungere tanti argomenti diversi a un unico decreto. Non credo sia questo il modo giusto di operare. Ritengo piuttosto più produttivo produrre. Grazie, è esaurito il suo tempo. È scritta a parlare la deputata Sarti, a titolo personale, un minuto. Grazie Presidente. Anch'io vorrei richiamare l'attenzione su un fatto importante. Vedete, colleghi, noi prima di entrare all'interno delle istituzioni, prima di entrare in Parlamento, ci sentivamo come la maggior parte dei cittadini italiani impotenti di fronte alle scelte spesso scellerate prese dalle maggioranze di governo che si sono alternate in tutti questi anni. Bene, ora che siamo all'interno di queste aule, che siamo in Parlamento, noi vogliamo utilizzare tutti gli strumenti necessari ai nostri interventi sono un contributo alla discussione per far capire, per ribadire la nostra contrarietà a provvedimenti come questo. Grazie.